rischiamo veramente anche questa volta di non cogliere l'occasione e di rimanere alle Cenerentole della Bassa. La Regione Emilia-Romagna ha recentemente approvato il percorso di fusione tra i comuni di Colorno e Torrile. Quali sono le ultime novità? A breve la Regione ci comunicherà la data precisa del referendum, che sarà probabilmente in ottobre, col quale i cittadini di Torrile e di Colorno saranno chiamati a esprimersi circa la volontà di procedere nel percorso di fusione oppure no. In questo momento noi stiamo insieme al comune di Torrile valutando tutte le opportunità che possono esserci relativamente a un percorso di partecipazione, quindi come informare il più possibile i cittadini perché arrivino ad ottobre con la consapevolezza di quello che stanno votando. Quindi perché intraprendere oggi questo percorso? Siamo come un'azienda che non ha più capitali freschi che le consentono di investire per progredire, quindi riprendere un cammino competitivo. E questo è un problema. L'altro problema è anche che la normativa che avanza è una normativa che richiede del personale sempre più specializzato. Noi siamo sotto personale e non riusciamo a specializzare quasi nessuno perché ad una persona viene chiesto di occuparsi di più cose. Dobbiamo aspettare almeno 3 pensionamenti per poter assumere una persona, quindi chi va in pensione molte volte non viene sostituito. E quindi c'è una grande difficoltà. La fusione serve anche a superare questi problemi di gestione e di risposta delle domande dei cittadini, che sono domande quotidiane alle quali noi non possiamo sottrarci. I vantaggi dal punto di vista amministrativo quali sono? Allora, vabbè, ci sarà un solo sindaco, ci sarà una sola giunta e ci sarà un solo consiglio. La fusione rappresenta un contributo di più di 15 milioni di euro, siamo vicini ai 16 milioni di euro, che rappresentano appunto quel capitale fresco di cui noi abbiamo bisogno per fare economia alla fine, perché faremmo investimenti che ci sgraverebbero la spesa corrente. Se riuscissimo a sgravare parte di questa spesa corrente, ad esempio facendo efficienza, quei margini di risparmio annualmente possono rappresentare strategie per il futuro. Al cittadino interessa quello che viene definito il front office, cioè se io vado dai vigili li trovo, se io vado all'anagrafe lo trovo, lo sportello dell'anagrafe ancora dov'è? Sì, quello resta come è ora, quindi disagi di questo tipo non ce ne saranno. A suo giudizio, perché è importante portare a termine questo percorso? Noi vediamo la differenza che c'è di passo tra Colorno e Torrile e Sorbolo e Mezzani, che hanno usufruito di tutte quelle opportunità che le unioni di allora davano. Adesso l'opportunità è rappresentata dalla fusione. Sorbolo e Mezzani sicuramente la coglieranno perché loro di fatto con questa unione così importante sono già ad un livello che è quasi un passaggio naturale. Per noi appunto c'è uno scoglio appena un po' superiore, ma che di fatto rappresenta più un problema di culturale che gestionale. Però rischiamo veramente anche questa volta di non cogliere l'occasione e di rimanere alle Cenerentole della Bassa, perché questo è di fatto quello che sta succedendo, che è già in atto e che in qualche modo si delineerà in maniera sempre più importante. Nel caso in cui la fusione venisse approvata, secondo lei quali dovrebbero essere i primi progetti da mettere sul tavolo? Devono essere investimenti mirati a questo, a garantire i servizi attuali, a migliorare i servizi attuali, a fare investimenti che sgravino la spesa corrente, così da poter poi pensare anche al futuro quando i contributi non ci saranno più. In paese c'è chi sostiene che lei stia portando avanti il percorso di fusione per potersi ricandidare ad un terzo mandato. Come risponde a questa critica? È vero, con la fusione si costituisce un nuovo comune e quindi il sindaco uscente può ricandidarsi. Quella che è la mia parte politica è una parte fortemente perdente in questo momento. Addirittura noi andremmo in ballottaggio, no? Se superando i 15.000 abitanti, quello che è evidente è che si rischia molto, cioè si rischia che il prossimo sindaco non sia sicuramente un sindaco di centrosinistra. Quindi è come un suicidio politico in qualche modo, no? Questo, la decisione di andare in fusione. Io credo però che questa decisione non debba essere inquinata da questo tipo di riflessioni. È proprio sbagliato in questo momento
confondere la fusione con chi farà il sindaco, quello verrà dopo e ripeto, i numeri stanno andando in un certo modo.